perché vedrete la lattina accesa quantomeno. No! Ah no, aspetta che lo rifaccio perché Dani si arrabbia se glielo faccio, che manca pochi secondi. Capiteci, capiteci e iscrivetevi! Dai! Bentornati nel progetto Impavida, un lavoro titanico dove dobbiamo andare a realizzare l'allestimento per lo stand fieristico proprio per birra Impavida. Dovremo realizzare un macello di prodotti tra cui un'insegna Ledwall, delle lattine spillatrici e altre figate del genere. Ma il problema rimane sempre uno. Ciurma, mancano 26 giorni, 13 ore, 44 minuti e 28 secondi alla fiera e questo è il programma di oggi. Andare a portare dal fabbro a saldare tutta la struttura che avete visto fare Gabri per sorreggere la lattina. Dobbiamo concentrarci sull'insegna, andare a togliere tutte le lettere, posizionarle, finirle precise, configurare un attimo capendo come fare una dima e iniziare a ragionare sulla spillatrice. Quindi ci metteremo lì a fare un po' di conti. E finalmente si conclude anche l'ultima parte da fresare di queste insegne e poi passa tutto in mano a Gabri che con la sua manualità incredibile, la sua forbicina di fiducia, va a eliminare tutte le tab tagliando e liberando i pezzi che ci servono dagli scarti. Col seno di poi avrei utilizzato anche meno tab, ma non volevo rischiare che ci fossero errori o altre questioni. Una volta liberato tutto si passa sul banchetto fresa che abbiamo costruito negli scorsi episodi per andare a eliminare con una fresa copiata positiva e negativa da 6 mm le tab rimanenti. Trovate comunque il link della fresa in descrizione, è molto buona e per quello che deve fare va benissimo. Ultima levigata per la finitura e siamo pronti. Dunque, sono le 11, è saltata la corrente, questa è la situazione. La stampante non mi fa recuperare il progetto, non so per quale motivo, non so se c'è un modo giusto per poter recuperare una stampa che si è fermata, quindi me ne invento uno io e vediamo se funziona. Ho fatto un attimo un conto dei layer e delle altezze delle stampe, ho abbassato cura tutti i pezzi prima di effettuare il G-code della stessa altezza di quella che ho stampato. Allora, io non so come funziona esattamente questa stampante, ma so che quando parte regola l'offset Z con il sensore che ha a bordo. Per ingannare la stampante mi sono procurato il piatto della Bambulab che metterò lì nella fase iniziale del G-code. Secondo problema, ha già stampato un layer del primo oggetto, quindi credo che inserirò il filamento una volta che è passato il primo oggetto. Se ho fatto bene i calcoli, se tutto funziona come funziona nella mia testa, dovrebbe funzionare, ma di solito le cose non funzionano come funziona la mia testa, quindi... Allora, sta toccando. Secondo me va bene, perché adesso sta stampando sul primo layer. Potremmo alzarlo giusto di un cicinin. Quindi abbiamo sbagliato di 4 decimi di millimetro, che va bene. Ok, mi sembra che funzioni. Questo ovviamente è il primo layer, non avendo base è venuto così, ma sembra tutto il resto funzionare bene. Il primo layer si attacca bene e quindi magari li salviamo. Sei riuscito a recuperare la stampa? Ti dirò. Grande! Ti dirò. Che ti dirò? Sembra incredibile sta cosa qua. Come hai fatto? Perché quella era l'unica che non ha il recupero della stampa, quindi vedrai, grande. Io e Gabri siamo in partenza perché stamattina andiamo a vedere un'azienda che vende lamiere, a cui ci siamo rivolti per avere il wrapping attorno alla spillatrice. Quindi andiamo là non tanto per prendere il materiale, perché poi ce lo consegneranno, ma quanto per capire e andare a vedere le varie finiture di acciaio che ci sono, perché vogliamo proprio la miglior finitura. Allora, più o meno la finitura che stavamo vedendo era come questa qua, quindi un acciaio così spazzolato. Adesso ci vanno a prendere qualche sample da vedere e capiamo, ma in teoria qua riescono a farci tutto, sia la lamiera in acciaio inox, calandrata perfetta. Ok signori, allora sta azienda qua fa veramente un botto di roba ed è super super in gamba, fanno anche taglio laser, piegatura, questioni varie, sicuramente c'è utile per questo progetto ma anche per altri. E niente, invece di andare a casa approfittiamo di essere già in giro per andare. Certo. Ok, per ora ho preso un altro fenolico da 18 e questo ripiano da 1200, spessore 28 di abete, per fare l'insegna, quella rotonda del logo. Perfetto, 25 euro, spettacolare. Ora andiamo a cercare Gabri che è andato a prendere un po' di ferramenta. Chiamata persa di Mario. Non ti trovavo più. Pannello? L'ho lasciato tutto là io. Oh, ma è incredibile come mi giro un attimo. Ah, eccolo qua. Sì, ma non è che puoi scappare così ogni volta, vero? Mi giro un secondo, se sparisci subito.
stanco. Allora, il materiale che siamo andati a comprare, come avete visto, è un altro pannello di multistrato fenolico, tanto per fare delle cose dentro la spillatrice là. E poi da Brico vendevano questo cerchio da 1,20 m di diametro in abete, spessore 28 mm. E provate a dire quanto costa, che mi ha stupito, solamente 25 euro. Quello lì potrebbe essere tranquillamente il retro dell'insegna. E a proposito di insegna, adesso sto preparando questi qua, che sono tutte delle dime, per andare poi a posizionare le lettere nel modo corretto all'interno dell'insegna. Adesso Gabri ha appena messo, usando la dima, tutto perfettamente, giusto per avere un livello visivo di come verrà come supporto. Potrebbe essere questo qua in legno, è ancora tutto da decidere, può essere quello, può essere il legno colorato di nero, può essere il legno semplicemente con impregnante, o può essere un pannello di legno che poi andiamo a rivestire con questa pellicola nero opaca. Quanto sei stanco, vecchio? Sono stanco. Sono stanchissimo anch'io. Sono un quarto alle 9, ma è tutti i giorni che facciamo almeno 10-12 ore tutti i giorni. Almeno. Capiteci e iscrivetevi! Dai! Ok, ecco qua il cerchio rifatto, è venuto molto bene, molto meglio della dima che avevo fatto in passato. Nello scorso episodio avete visto che abbiamo preso questo ripiano, ma non va bene, non lo utilizzeremo per fare il fondo dell'insegna, ma al contrario usiamo questo pannello qua bianco. Finiamo di stuccare e lo andiamo a ricoprire con la pellicola nero opaca che avevamo già. Ora con Ezio cerco invece, dietro lì nello stock di materiale, del nobilitato bianco, perché anche quello dobbiamo andarci a mettere la pellicola, e ci servirà per fare l'insegna artigianale, che sarà divisa in due parti, ok? Una, due, questa qua da 1200, questa qua da 2080 per 765 in altezza. Sei pronto a cercare le due parti? All'attacco! Con quella faccia lì? Beh, sei visto la tua. Ma fai il furbo. Tu fai il furbo? No, io no. E vorrei capire, Gabri, come mai c'è della tensione oggi in lab? Oggi c'è della tensione! Siamo tutti tesi! Sono un po' teso perché devo andare via. Porco! Non è il momento adatto per chiedermi perché sono teso in questo momento. Stai facendo delle solite tue boiate. Sì, è la dima da carta vetro questa. Tu la prendi, stacchi un pezzo di nastro che ormai non attaccherà più. Disastro. Di nastro? Disastro. Sono anche distratto, quindi faccio anche dei danni oggi. Poi prendi il nastro, lo appoggi qua. Misurine ce l'abbiamo. Chiacci, non si attaccherà manco di qua. Però a grandi linee abbiamo una sorta di precisino. E per fare l'interno? Per fare l'interno vedo se c'è un altro pezzo di scarto. Non c'è. Non c'è un pezzo di scarto? No. Non abbiamo pezzi di scarto. Lo farò a mano. Non per quello interno. Lo farò a mano, giusto per aumentare. Lo farai a mano o male? Lo farò a mano. A mano male. Non fai cose fatte male. Mi chiamo Mario. Fermo. Torniamo un attimo indietro perché ieri non abbiamo concluso la giornata spiegando come era andata a finire. Vai, scusa, non sto parlando con te, vai pure. Mancano 23 giorni, 20 ore, 54 minuti e 57 secondi alla fiera e il programma della giornata è andare avanti con le insegne. Gabri sta andando avanti a tuono battello con queste insegne qua, dove dobbiamo fissarla sul supporto. Come abbiamo visto ieri o nello scorso episodio, questi qua sono i due pannelli che dobbiamo andare a ritagliare adesso, quantomeno a squadrare, per andare a fare queste due parti. Ci saranno due insegne, perché ovviamente una sia per questioni di trasporto che logistiche che di assemblaggio, ok, vanno fatte in due parti, divisa qua, una che è 120, una che è 208. Successivamente questi qua andiamo a raggiarli. Mi sono preparato questa dima qua, molto semplice da mettere e andare a fare una raggiatura da 60 mm. Andiamo a bordarli e poi andiamo a metterci un wrap nero opaco che ho ordinato, dovrebbe arrivare domani. Quindi con questo bel ragazzone che è tutto attivo. Sei carico oggi? Non mi sembri carico. Non mi sono. Non sembri carico. Quando voi stavate dormendo io ero già qua. È vero, noi stamattina stavamo dormendo, lui è andato da Brickman alle 7, ha preso tutto, è arrivato. Sono sceso alle 8:30. Era già qua che sistemava tutto.
Questo è un altro dei motivi per cui voglio eliminare completamente tutta quella parete lì con la troncatrice, che non ha minimamente senso di esistere. Che adesso dobbiamo tagliare questo pannello a 2,8 metri, e il problema è che se tiriamo indietro adesso, ovviamente questo qua va a sbattere contro il bancone, per cui la rottura di palle è questa. Dobbiamo metterci a terra, a sezionarlo con la sega da fondamento, poi quadrarlo qua sulla combinata. Rottura di palle. Prima di farlo però apriamo un pacchetto che è arrivato giusto stamattina, che ci servirà adesso. Apriamo questo qua grande e altri pacchettini piccoli. Ok, la prima roba è questo mega pacchetto che, come potete vedere, ho preso la prolunga per la sega da fondamento, ho preso quella della Evolution perché è un buon rapporto qualità prezzo e perché mi hanno detto su Instagram che è una versione che è compatibile con i binari della Parkside. E in teoria questo qua è il kit, quello con due binari da 140 più morsetti, per cui questo dovremo riuscire a fare tutto. Abbiamo un binarione, abbiamo male brutto no, non è rotta, ma la plastica, scusami, la plastica qua, che è quella che bisogna tagliare, è già un po' scollatina, non proprio la tega che cercavamo noi. Ovviamente c'è un motivo se rispetto a quelli della Festool costano meno. Queste sono scatole praticamente vuote solo per far spessori. E questi qua sono i suoi due morsetti da mettere dentro. Ok, due morsettini che vanno sotto e custodia di trasporto. Niente di che, molto facile e molto pulito. Questo qua è un pacchettino invece che non aspettavo, e me lo manda il caro e vecchio Itomi. Per chi non lo conoscesse, è un cultore di tutto quello che sono la cultura pop. Oh, grande tocco come sempre alla grande. Queste ce la mangiamo subito. Te ne do metà. Adesivini Tommy, e guarda qua che classe, vecchio mio. Tu non lo conosci Tommy, fa tutti i prodottini suoi, super fighi, etichettatrice. Si chiama Pussy perché è un portamonete. Tu lo schiacci, si apre a metà, metti dentro le monetine, tutte personalizzate. E Tommy, se stai guardando questo video, noi dal 18 siamo a Rimini alla fiera, verremo a trovarti, mettitela via. Tutto il libricino di Nerdvania, che è tutta la guida per gli shop nerd dove trovare tutte le cose a New York, sta facendo anche quello di Tokyo, sono cose mega interessanti, ok? Andare a vedere tutti i localini dove comprare le varie cose. Io non sono un nerdissimo di queste robe qua, però apprezzo la qualità e l'impegno che ci mette nel fare i suoi prodotti. Cose incredibili. Ah, qua il QR code per la sua Itomi Society. Ah, tu non li hai visti? No. Sono fighissimi. Non toccare che ha le mani lerce. Notebook per prendere appunti, che Ezio, guarda qua che robetta. Questo qua se lo fischi tre volte compare Itomi. Vacca boia! Vacca di! Pacca le orecchie! Vacca boia! Questo qua lo portiamo che quando ci perdiamo in giro o da Tecnomat, come nell'ultimo video. E questi qua sono i suoi notebook. Vi lascio qua sotto in descrizione tutti i suoi link per andare a scoprire i fantastici prodotti che realizza. Grazie ancora Itomi per questo regalo. Ah, continuiamo con la nostra insegna. Voilà, perfetto e preciso. Siamo andati a ritirare la lattina Leadwall, che hanno finito di darci i punti di saldatura qua, come avevamo visto nell'ultimo episodio. Ora, nel mentre Gabri, nelle scorse puntate avete visto che è andato avanti con fare tutto il cablaggio di schede di controllo e quant'altro, questo qui poi va fissato e calato lì dentro e poi collegato tutto. Nel mentre, attenzione, ta-da! Spettacolo. Ora questa qua andrà, è praticamente fatta, manca la finitura e mancano poi da rivestire parte dietro. Siamo a un punto decisivo. Gabri ha appena finito di sistemare tutta la parte sotto con la struttura. Adesso adesso finalmente andiamo a inserire tutta quella parte di elettronica che aveva programmato negli scorsi episodi, di cui tu, Ezio, non sai nulla. Io no. Io mi occupo di altro. Ognuno suo. Bravo. Infatti sono qua che non faccio un cazzo io, vedi. Ah! Ah! Quindi devo mettere l'A col B. Ah! La cosa è semplice. È semplice. Bisogna mettere l'A dove c'è l'A e la B dove c'è la B. Il problema è che non trovo né l'A né la B. O meglio, ci sono delle A e delle B in giro.
No, vuol dire sparsissimo. Vabbè, più o meno è simmetrico, ce la si può fare. Trovato i segni. Ho trovato i segni, c'è una A e B e qua c'è una A e B, quindi questi qua vanno lì dentro e poi ficchiamo tutto dentro. Non ce la faccio più! Dani, qua secondo me ti ce la faccio più! Te la puoi dire. Più! Tu ci sei? No, non lo so. Vai, sta a preoccuparti questi dettagli. Qua, qua è perfetto. Ah, qua tocca. Sì. Okay. Io lo sto tenendo. Ma. Sa lui dove e come. Guardate, raga, che figata. Allora, la lattina, adesso questo qua lasciate perdere, è anche il culo che va sotto e non il tappo, che dobbiamo levigare. Mamma mia! Ma quanto ti sta gasando vedere sta lattina così, Gabri? È una vita che ci lavoro. State settimane intense, ma la lattina, raga, ce l'abbiamo. Sì, bisogna vedere se funziona. La stavo per perdere. Stava cadendo tutto nel frattempo. Sì, adesso capiamo un attimo, collegare i due cavi e se va bene, già in questo episodio, raga, preparatevi, perché vedrete la lattina accesa. Già quantomeno, sono casatissimo. Ezio invece no. Qua secondo me siamo al 60%. Barra di avanzamento 60%.